Ho il piacere e l'opportunità di presentare un nostro illustre concittadino del nostro comune di Piadena d'Arizona. Io sono il sindaco Matteo Priori e oggi voglio così parlarvi e spendere due mie parole sulla figura di questo illustre nostro concittadino, il maestro Mario Lodi. Maestro Mario Lodi, che qui da noi ha avuto, è stato importante perché è stato uno dei maestri del nostro comune, quindi della nostra scuola. Questo è il suo paese natale, qui ha compiuto gran parte della sua attività professionale, ben 22 anni di insegnamento. Ha realizzato alcuni libri, alcuni scritti insieme e con la collaborazione dei suoi alunni. Vi ricordo alcuni titoli di queste fiabe, di questi racconti: Bandiera e CP sono i due titoli più famosi. Perché ricordiamo questo illustre concittadino, questo illustre personaggio? Proprio per il suo modo diverso di fare scuola, soprattutto in quegli anni, negli anni quindi dopo la guerra, dove chiaramente il fare scuola, il suo modo di fare scuola è stato un attimino un po' più fuori, al di fuori del modo convenzionale di fare scuola. Proprio nel rapporto, infatti, mai interrotto con i bambini e con le bambine, e attraverso la loro attenta osservazione che Mario Lodi ridisegna il modo di fare scuola, il senso e il valore della scuola, ne cambia quelli che sono gli aspetti, quelle che è la metodologia. Questa esperienza e quindi queste successive elaborazioni lo portano a così iniziare un nuovo filone in Italia del modo diverso quindi di fare scuola, e quindi si apre la consapevolezza che il bambino è portatore di una vera e propria cultura che una società civile deve saper accogliere, rispettare e valorizzare. Al centro di tutto c'è quindi il bambino. Mario Lodi diceva: il bambino deve essere il maestro un maestro ignorante. Dobbiamo guardare ai bambini e con i bambini saper leggere il mondo. Al centro di tutto è il bambino, che impara giocando, utilizzando la mente e i sensi. La classe così diventa un laboratorio di fare insieme. Questo è stato il suo messaggio. Auguro a tutti, al Comitato del Centenario, che riesca così nei propri intenti, ma soprattutto l'idea anche, e ci associamo come amministrazione comunale, è quella che l'opera e veramente le idee del maestro Mario Lodi possano così andare oltre la cerchia della ristretta degli addetti ai lavori, quindi della pedagogia, ma che la sua opera, la sua persona venga conosciuto almeno anche a livello nazionale. Il 17 febbraio, il giorno del suo compleanno, inizierà il centenario di Mario Lodi. Attraverso mostre, convegni, seminari, la rilettura dei suoi libri, avremo la possibilità di conoscere o riconoscere un grande maestro della scuola italiana, un maestro di ieri che oggi è molto importante per la scuola di oggi e di domani. Mario Lodi è stato il maestro che la Costituzione italiana promette a tutti i bambini italiani, ed è stato il maestro che la Convenzione dei diritti del bambino promette a tutti i bambini e le bambine del mondo. La sua scuola, la sua educazione era finalizzata allo sviluppo della personalità del bambino, allo sviluppo delle sue attitudini, delle sue capacità, non per raggiungere la sufficienza, ma per raggiungere l'eccellenza, fino al massimo delle loro possibilità, dice la Convenzione dei diritti del bambino. I suoi alunni si sono sempre sentiti riconosciuti, apprezzati, protagonisti e quindi realizzati, e per questo felici. Credo che questo dobbiamo sperare per i nostri figli e per i nostri nipoti.